Oggi siamo con Michele Cianni dell'azienda agricola Aquila del Torre. Ci presenterà la sua azienda e le caratteristiche del suo tipo di produzione dei vini con il metodo biodinamico. Bene, buongiorno a tutti. Aquila del Torre è un'azienda agricola che si trova in un fondo unico dove i vigneti si trovano disposti in mezzo a una zona boschiva. C'è un'alternanza dei diversi vigneti, a seconda delle esposizioni abbiamo scelto diverse varietà. Fin dal principio abbiamo creduto sul Picolit e sul Tokaj Friulano come varietà autoctone e credevo molto che la zona di Savorgnano è una zona dove si possono sviluppare vitigni aromatici. Tant'è vero che abbiamo impiantato nei nuovi vigneti il Sauvignon e il Riesling Renano. Gli altri due vini che produciamo sono il Merlot e il Refosco del Peduncolo Rosso, che rappresentano un po' la produzione di vini rossi. Allora, a Savorgnano del Torre abbiamo una tipologia di conformazione di collina più pendente rispetto ad altre zone della denominazione e quindi abbiamo dovuto ricorrere a dei terrazzamenti molto più stretti per riuscire a rispettare il profilo della collina. I terrazzamenti sono molto stretti, in cui c'è soltanto un filare nella parte esterna e utilizziamo dei mezzi molto piccoli rispetto ai trattori tradizionali. All'interno dell'azienda abbiamo appunto esposizioni in cui i Sauvignon sono prevalentemente piantati a est o sud-est, la parte invece che guarda verso ovest o sud-ovest è Tokaj Friulano. Nelle zone completamente a sud abbiamo le varietà rosse e invece nelle zone più alte, dove si arriva quasi a 350 metri sul livello del mare, abbiamo piantato il Riesling Renano e di contorno a tutto il Picolit, dove c'è una maggiore ventilazione. Approfondisci un po' più sulla coltivazione biodinamica, sì, e le tecniche che utilizzate nella vostra azienda. Allora, il nostro approccio di partenza è quello di essere un'azienda sostenibile, quindi la sostenibilità è un grande tema attuale. Fin dal principio abbiamo pensato di certificare l'azienda come certificazione biologica e da 5 anni a questa parte facciamo parte di questa associazione che si chiama Agricoltura Vivente, con cui c'è uno scambio di esperienze con altri produttori biodinamici. La biodinamica è un approccio vero e proprio, cioè l'agricoltore biodinamico entra nella sua azienda e fa il suo lavoro nell'azienda pensando l'azienda come un organismo agricolo. L'osservazione in campo è fondamentale, nel senso che c'è una percezione diversa dell'osservazione della pianta, osservazione del terreno, si fanno delle prove che non sono strettamente legate, diciamo, a un'analisi chimico-fisica, quanto invece si fa una valutazione derivante dalla propria sensibilità e dalla propria esperienza. Inoltre si utilizzano dei preparati biodinamici che vengono distribuiti sia a terra sia sulla vegetazione, e questi sono dei catalizzatori, o meglio, degli acceleratori delle buone pratiche agricole. Cioè, rispettando prima di tutto la pianta, le sue radici e il terreno, questi preparati riescono ad amplificare l'effetto delle buone pratiche agricole. Inoltre, facendo parte di questa associazione, il vantaggio è anche quello di riuscire a avere uno scambio con altri agricoltori che hanno fatto scelte nel loro posto, nella loro azienda, che possono dare un vantaggio agli altri associati, dando la possibilità di intervenire e fare delle scelte anche nella propria azienda. Questo approccio biodinamico non è diciamo, stato portato avanti soltanto fino a se stesso, quanto invece per ottenere delle uve che diano una caratteristica diciamo, di fermentescibilità in cantina maggiore, e facendo sì che in cantina si usino meno input possibili. Tant'è vero che le uve sono raccolte a mano in cassetta, vengono portate in cantina e la pressatura a grappolo intero e successivo utilizzo dei lieviti indigeni per la fermentazione ci dà la possibilità di esprimere al massimo quella che sia l'espressione del territorio. Quindi abbiamo massima cura sia per l'ambiente che per il territorio. Sì, vanno in stretto legame, nel senso che più rispetto all'ambiente di lavoro in cui vivo, in cui produco le mie uve, più io stesso ho soddisfazione, dall'altra parte ottengo delle uve che hanno ancora di più le caratteristiche dell'origine,
da cui vengono e quindi in cantina cerchiamo di dare meno input possibili da quando viene pressata l'uva a quando viene messo il vino in bottiglia. Dal punto di vista tecnico in cantina abbiamo un approccio diciamo il più possibile neutrale, quindi le fermentazioni avvengono in maniera spontanea, sia la fermentazione alcolica sia la fermentazione malolattica. Non andiamo a cercare estremismi con lunghe macerazioni sia per i bianchi, assolutamente nessuna macerazione, che per i rossi, andando proprio a macerare quanto è necessario senza eccedere. I bianchi vengono tenuti sulle loro fecce fini per il più possibile, che diventano un conservante naturale durante la fase di affinamento. I contenitori che stiamo utilizzando sono il più neutri possibile, nel senso che a parte diciamo tecnico acciaio che in cantina non può mancare, ma sempre di più stiamo usando contenitori in legno di più passaggi, quindi legno esausto, e contenitori in cemento che danno un effetto il più possibile diciamo neutro al contenuto. La cosa più curiosa è quella di vedere appunto nel tempo quanto questi preparati biodinamici danno l'effetto, quanto nel bicchiere riesco a ritrovare tutto il lavoro fatto in campagna. E diciamo che soltanto a distanza di anni stiamo notando questa cosa e i vini si esprimono veramente in maniera diversa, cioè si dà proprio l'effetto, così detto effetto savognano nei bianchi, secondo me è molto molto riconoscibile. Molto marcato. Bene, ringraziamo Michele Ciani dell'azienda Aquila del Torre per aver parlato della sua azienda e per averci spiegato quali sono i metodi con cui lui lavora le uve e produce questi ottimi vini. Bene, grazie.